Pascal diceva: tutta l'infelicità dell'uomo deriva dalla sua incapacità di restare solo in una stanza. No, cioè, Pascal, c'hai anche ragione, però che due balle! E 5, 6, 7, 8! Io sono in isolamento e non ce la faccio più. Io sono in isolamento e dentro ci sei anche tu. Isolamento, ma che tormento! Che pubblico pagante, tra l'altro. Benvenuti alla prima puntata di The Orchite Show, il primo programma al mondo, attenzione all'innovazione, il primo programma al mondo fatto da chi lo guarda, perché io non faccio niente, io sono solo un contenitore. Voi ci mandate video, immagini, mi dite gli ospiti che volete che io intervisti, io li chiamo. Praticamente non, voi mi vedete così, ma io sono solo un pupazzo nelle vostre mani. Bene, allora, avete già mandato tantissime cose, avremo una puntata stupenda, gli ospiti che abbiamo li avete scelti voi, ce li avete suggeriti. Ma ora, signore e signori, introduciamo la prima rubrica, le minchiate di WhatsApp. Amore, non è che carichi la lavastoviglie, per favore? Dai, caricala! Vai, cazzo, dai! Sopri fuori, cazzo, dai! Ecco, qui quando il cane l'avete già portato giù 5-6 volte non ce la fa più. In alcuni comuni si possono portare giù i bambini a fare il giro del palazzo. Se non avete un bambino, ecco come si fa. Della categoria viaggi immaginari è una delle mie preferite. Mi fanno sognare lo stesso, mi fanno sognare. Guarda, c'è pure il passaporto. Qui, se volete uscire un po' di più, non solo per la spesa. Anche se le abbiamo già viste, fanno sempre io. Va bene, allora, però prima di presentarvi il primo ospite che ci avete appunto suggerito voi, vi vorrei far vedere anche questo piccolo video, poi ne vediamo degli altri durante la puntata. Questo video perché è uno scherzo che potete rifare anche voi da casa, guardate. Ecco, per fare lo scherzo serve una felpa col cappuccio e o il frigorifero, un'anta di un armadio, quello che volete. Ecco, vi dovete mettere lì. Cagliate! Ecco, dovete stare molto attenti perché a volte non finisce come serve. Coraggio, lo scherzo di sempre. Va bene, quindi continuate a mandarci video, foto, cose che vi fanno divertire, sia cose di altri che anche cose che volete girare voi. Ma adesso siamo arrivati al momento del primo ospite. Come vi ho già detto, ospite suggerito da voi, l'ho chiamato, mi ha detto sì, è qui con noi, signore e signori. Primo ospite di The Orchite Show, Alessia Marcuzzi! Ciao Alessia! Ciao ciao! Senti il pubblico! Grande pubblico! Ma come dire le cose? Grande pubblico, grande! Allora, come stai? Bene, sto bene nonostante tutto. Come passi la giornata, Alessia? A parte che ti vedo molto attiva. Sono proprio sulla scrivania. Come passi la giornata? Incubo. È un argomento che ti interessa? Mi hanno chiesto l'altro giorno 2/4 di 20, che è semplicissimo, ma non mi ricordo più le cose, capito? Non me le ricordo, è come se dovessi fare l'esame della patente, sicuro mi boccio. Le divisioni. Io so tutto, sulle divisioni. Comunque ho capito che sti maestri e professori, adesso nel nostro caso dei piccoli maestri, sono dei santi. Un applauso dal pubblico. Se io mi sono così frustrato, perché poi non è che mi dà fastidio quando sbaglia il numero, è che non sta fermo. Una mela più una mela, gli dico, una mela costa 1,50 euro. E lui mi dice, ah, ti ricordi quando abbiamo mangiato la mela quella volta? E gli dico, no, ma non c'entra adesso. Guarda che siamo messi tutti uguali, mi fa troppo ridere questa cosa. Vabbè. Gli ascoltatori, qui i miei follower, mi mandano dei video divertenti così. L'altro giorno mi hanno mandato questo, non so se lo hai visto, guarda. Secondo te, una mamma, cosa deve fare per far imparare una bimba?
Secondo te? Cosa devo fare? Si deve arrabbiare o avere pazienza? Decidi. Cosa deve avere? Ma tu mi fai arrabbiare perché non capisci. Perché deve avere pazienza. Non è che già la prima. Tu fa un cazziatone la mamma. Non è che la prima già vuoi fare. Io non la conosco sta bambina, ma volevo abbracciare anche i genitori. Famiglia fantastica. Non è là. Detto questo, ho visto un po' in diretta, ho visto che ogni tanto c'hai anche l'occhiaia un po' appesantita, però. Guarda che io sono messa uguale, perché tipo io guarda che situazione che ho, quindi anche. Ma te sei bella sempre, sei bella. Ma li vuoi far ricrescere i capelli? Più che ricrescere, forse ho la ricrescita, perché tu lo sai che adesso le donne a casa c'hanno la cosa. Il problema della ricrescita. Ma scusami, come si fa? Hai la tinta a casa e riesci a fartela da sola? No, pensa che mi sono tinta le sopracciglia l'altro giorno, perché io sono troppo chiara, ce le avevo bionde bionde, e me ne sono fatte tipo caccamo. Cioè, ti giuro che io ieri avevo le sopracciglia nere così, e mi guardava mia figlia, anche Tommaso, mamma, ma che cosa hai fatto? Andavo in giro con... Oggi non si vede tanto, no? Allora, mi potresti, ho visto che fai tutorial per truccare, darmi... Vabbè, io ho la crema da uomo, non è... Dai, lo facciamo il tutorial insieme. Che mi trucchi tu? Non so se abbiamo dei trucchi. Dai, vado a prendere quelli che trovo. Vai a prendere i tuoi, vado a prendere i miei. Okay, ok. Aspetta. Oh, questi della Barbie... Un perfetto. Rossetto rossissimo, mascara è quello zic. È questo. Allora, prima però, scusami, No, importante, dov'è? Ah, ce l'ha anche Johanna questo qua, il roller con la pietra. Ok, allora, bravo, tu lì non ce l'hai quindi? No. Cosa puoi usare? Tipo un mattarello che fai sempre il pane, la pasta. C'è il mattarello della pasta. Quello con cui ho fatto la ricerca. Ma questo è troppo grande, Fabio, come cacchio fai? Sai che... Bravo. Ah, perché bravo. È bello fresco. Tac, tac, tac e porti giù. Tac, tac, tac e porti giù. Porta giù. Poi dati dei pizzicotti. Porti. Per riattivare la circolazione, bravo, così. Scappeggiati. Oh, mi gira la testa per gli schiaffi che mi sono dato. Aspetta un attimo. Wow, mi sono dato troppi schiaffi, mi sa. Per dare definizione all'occhio, apri l'occhio. Io adesso il mascara ce l'ho già, però apri l'occhio e metti... Ma vai dentro? Dentro, sopra però. Qua. Ma figlio, quindi ma... tirati sull'occhio. Oddio, mi fa ridere vedere i nostri occhi vicini. Ok. Ma poi così si può fare una diretta così, a gente? Lorenzo. Allora ragazzi, prendete i trucchi, hai capito? Ecco, okay. già meglio l'occhio. Questo come si mette? Guarda, guarda che ciglia che mi stanno uscendo. Guarda, guarda che ciglia lunghe che scusami, hai. Scusami, lo devo ripucciare per l'altro occhio? Sì, per forza. Poi vai a fare... Come fa le bolle? Perché come va? Molto bene, bravo. A questo punto prendi il rossetto rosso. Io faccio piccoli tamponamenti. Sì, però guarda, così sembra una roba erotica. Lo so che devo fare. Bravo, perché è perfetto così. Oddio, io non ti posso guardare. Lo sai che io qua ho anche una parrucca, Non voglio sapere cosa ci fai con questa parrucca. Beh, per tirar su un po' la monotonia di coppia, ogni tanto mi vesto da donna. Okay. Prendi il rossetto rosso e fai così. Col rossetto rosso metti un po' qua e un po' qua, col dito. Tac, 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 tac. Bravo, perché ti dà effetto salute, capito? Dici, guarda quante belle passeggiate si è fatto in questi giorni, Fabio. Tutti state a casa, lui invece si capisce che è sempre in giro. Prendi la matita che è il tocco finale. Ok, cosa devi fare? Il neo di Marilyn Monroe? No, ti devi fare lentiggini finte. Io le faccio perché secondo me ti danno l'effetto un po' salute sempre, come se uno fosse andato al mare. Sulle guance no, solo sul naso? Ho sbagliato, mi sono fatta una cozza qua sopra, scusate. Non così grandi. Piccoline, giusto. Oh, sono nata così, non ci posso fare niente. Io il mio nome è cominciato a diventare, diciamo, famoso dopo che sono venuto nudo a casa tua. Ti ricorderai ancora. Sì, certo. Ma... Volevo dire, cioè, secondo te, quello è stato il mio switch della carriera. Okay. È il tuo momento più alto, è stato. Allora, siccome ti ho fatto quello scherzo lì, che è una roba che non si fa, giustamente, io adesso ti volevo dare la possibilità di vendicarti e me lo puoi ritornare indietro. Quindi adesso, se tu ti metti nuda lì, siamo pari, io non mi offendo e siamo pari. Guarda, non ci penso per niente a mettermi nuda,
c'è una e cosa, non ci penso per niente neanche a vedere te. Tu devi capire che ci stanno guardando ragazzi che sono a casa da soli da un mese. Facci vedere una spalla, cioè vienici incontro, dacci una mano. Ti posso far vedere la cavigliera, che la cavigliera fa. Oh, facci vedere un piede. L'ho fatto piede. Io, vedi che sono stata brava. Guarda che bella, la cavigliera. Allora, se vuoi ti faccio vedere no, una... No, Fausto, guarda, allora, di vedere nudo non mi interessa. No, se vuoi vedere una parte del mio corpo nudo, io dico una chiappa, che la vedono tutti. Una però, chiappa. Vuoi una chiappa? Una sola. Faccio vedere una chiappa. Aspetta. È lì che ti deve vedere nudo. Ah, tutte e due me le... Dai, adesso devo... No, sai perché? Saperlo! No, allora aspetta che mi devo allacciare. Scusami. No, aspetta. Se tu mi avessi detto la pancia, avevo tipo Ale col cuore, no? Ti avevo col cuore. Ale. Però la frase più bella è dove non me lo hai chiesto. Tra l'altro una frase lunghissima c'è stata tutta. Una... Mettiti anche una parrucca, visto che ce l'hai, così almeno no. Che non hai la parrucca, aspetta. Credo che a un carnevale qualcuno in casa ha fatto Einstein, non mi ricordo. Allora, stamattina ho chiamato questa tua amica e le ho detto, guarda che faccio un collegamento. un po' la pettinatura di Tina Cipollari, capito? Maria, non sto d'accordo con Alessia, non sono d'accordo. Allora, no, e l'ho chiamata stamattina, gli ho detto, guarda che mi collego con Alessia, ti chiamiamo per salutarti, ti mando un link, devi scaricare l'app. Mi ha fatto parlare, poi ho detto, non ho capito niente, se vuoi mi puoi chiamare su WhatsApp, che è la cosa più giovane che ho. Allora, ti ha detto, non ho capito niente o non ho capito un cazzo? Non ho capito un cazzo. Ecco, e allora lo sappiamo allora, chi è. Signore e signori, Mara Venier! Amore! Dove siete? Vi vedete? Ma sì. Mara, mi ha fatto il tutorial per truccarmi Alessia dicendo che non ero molto bello. E questo è il risultato finale. Guarda che... Com'è? Così! Dove io Domenica In? Senti Mara, io quando sono venuto a Domenica In... Ti ho anche dato un bacio sulla bocca, non so se te lo ricordi. Hai fatto bene. Adesso dici, la zia Mara, la zia d'Italia, ti fai chiamare così. Però devi sapere che per me e per quelli come me tu rimani un sex symbol. Adesso tutti butti. Mara, poi tu posso dire, c'hai quel seno lì, ma che per noi uomini è, cioè, quella roba lì che... Ecco, preferirei averne di meno. Ti fa male la schiena? Allora, se un giorno decidi di ridurre, io ti do l'indirizzo, me li spedisci a casa quelli che togli e la metto lì. No, ma non riduco più niente. Le metto lì sul comodino, Mara. Io spengo la sveglia e poi do una toccatina, dico, ma ti penso. Facciamo qualcosa di sexy, ragazzi. Cioè, qui ci sono degli uomini chiusi in casa da giorni. Ma soprattutto tu, conciato così. Puoi fare? Non ci puoi far vedere un reggiseno, Mara, qualcosa che sia anche donna, non sia solo la zia. Io non voglio che tu ti rinchiudi dentro nel ruolo di zia. Non ci abbiamo un reggiseno da farci vedere anche steso, in lavanderia o nel cassetto, il cassetto. No, tiro fuori dal cassetto. Wow! Oh, quello lì è un palatenda, oh, quello lì ci fanno i concerti. Lo vedi? Allora... Mara, io sono contento, ti ringrazio, però veramente insisto, non ti rinchiudere in quel ruolo di zia perché sei troppo ancora una patatona, capito? Va bene, farò così. Va bene. Mara, ti vogliamo veramente bene. Anche io. Grazie, anche grazie che continui a lavorare, che io so che la mia mamma e le sue amiche sono tutte contente che ci sei tu la domenica, gli dai forza. Giusto che sia così, perché regalare anche qualche ora così di intrattenimento di svago persone che stanno a casa, è giusto che sia così, restituire anche tanto amore, tanto affetto che per tanti anni mi hanno regalato. Ciao Mara! Ciao grazie! Ciao Alessia, allora grazie di tutto, Ok, datemi solo un attimo che mi tolgo il trucco, ci metto 3 secondi, ma nel vero senso della parola,
1, 2, 3. È stato veloce, eh? Allora, ringraziamo Mara Venier, ovviamente, grazie Mara e soprattutto grazie Alessia per il tutorial. Adesso finalmente ho imparato a truccarmi, essere un po' più bellino. Allora, ci sono tanti tutorial in giro, sapete, le palestre sono chiuse, non si può uscire a correre, insomma, non si riesce a fare tanto movimento e quindi ci sono dei tutorial per tenersi in forma in casa. Ne abbiamo scelti alcuni di quelli che ci avete mandato. Questo è il primo. Allora, questo è sull'importanza dello stretching. Ecco. Questa mattina facciamo un po' di stretching. Allunga il muscolo. L'esercizio consiste nel fare delle pieghe e toccare la punta delle scarpe. Vi faccio vedere come si fa. È anche pericoloso, per quello indossa il casco. E su. E su, almeno 10 volte. Ecco, qui se non avete la fortuna di avere un tapirulana a casa, si può creare con un po' di sapone e qualcosa a cui aggrapparsi. Qua il lavandino, per esempio, si può andare avanti per un bel po'. Poi quando ci si abitua, volendo, si può anche cambiare velocità, come il tapirulan vero. Eccolo. Qui per gli amanti del ballo in coppia, ballo in due, e se siete a casa da soli basta uno specchio e una mano sempre attaccata all'altra. Perfetto, e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Piroetta, pronti, via! Ecco, ok, allora. Prima di concludere abbiamo l'ultimo ospite, anzi non è solo uno, è un gruppo di ospiti, sono degli infermieri, in questo momento sono in ospedale, sono in prima linea, noi siamo qui a cazzeggiare ma c'è gente che sta facendo delle cose serie, sono in prima linea, ci collegheremo con loro per portare a loro un po' di energia e ottimismo. Ciao ragazzi! Ciao! Ma quindi non siete in ospedale, siete a San Francisco? Sì, come no, magari! Giralo, scusa un attimo, Fabio. Usi il filtro quando ti colleghi col tuo fidanzato. Ma va! Ci state dentro tutti? No! Tutti? Ah, vi scrivete i nomi sulle cose perché sennò non vi riconoscete. Allora, Danila, Gloria, poi gli altri lì lo vedo. Ehi, la Roby c'ha il seno grande però, Allora, adesso voi vi dovete prendere, diciamo, occupare. Aspetta, vi dovete occupare, preoccupare della situazione. Appena finisce tutto, vi prometto che noi ci preoccupiamo e occupiamo di voi, ok? Allora, prima di fare la cantatina, vi faccio vedere una cosa. Ho chiesto ad alcune persone di fare un video, che è così, aspetta, Grazie ragazzi. Grazie. Grazie davvero di cuore. L'Italia è con voi, grazie. 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 Per tutto quello che state facendo. Grazie Fes, che tradotto vuol dire molte grazie. Grazie. Dai che gara fam. Un abbraccio immenso, pieno di amore. Grazie di cuore a tutti quanti. Grazie. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Grazie mille ragazzi. Grazie a tutti voi. Andate avanti così, alla grande. Grazie. Grazie mille, Simone da Brescia. Grazie ai medici e ai infermieri. Grazie. I veri supereroi siete voi. Ciao ragazzi. Grazie. Grazie. Vai. Grazie mille infermieri. Grazie mille infermieri. Oh. Grazie. Grazie. Volevo dire che voi adesso vedete solo me, ma qui siamo in tantissimi. Siamo in tantissimi, vi pensiamo veramente di cuore. Io mi si è rotta la stampante, mi sono scritto il testo a penna. Se vogliamo farci una cantatina, 30 secondi che vi ricarica, è veramente grazie da parte nostra. Siete pronti? Avete il testo a memoria? Ce l'abbiamo! Basta, che bravi che siete! Che ciò che sapremo
viva porta mia. Ti trovo a scontato e come ho trovato. Mangiava sempre di blu. Mangiava sempre di blu. Grazie ragazzi, ci vediamo presto, ci vediamo presto, ti voglio bene. Ciao.